che in questi anni è stato il laboratorio di una politica di austerità molto dura che ha portato quasi alla rovina sociale questo paese, ed è un laboratorio in cui la Grecia è diventata quasi una cavia. Ad avviso di questa lista deve diventare il laboratorio, proprio perché ha pagato più di tutti gli altri, deve diventare il laboratorio di un'altra possibile politica. Di un'altra possibile Europa. Politica europea, quindi di un'altra Europa. È più che un simbolo la Grecia, è proprio la prefigurazione di quello che può succedere anche in Italia, in Portogallo, in Spagna, cioè risultati catastrofici di una politica sbagliata. Perché Tsipras? Allora, Tsipras nelle ultime elezioni greche è stato descritto come il nemico pubblico numero uno in Europa. Questo perché? Perché in opposizione alla politica della troica europea, che è l'apparato europeo che controlla, e l'apparato composto da Banca Europea, Centrale Europea, Commissione e Fondo Monetario, che decide le politiche economiche, Tsipras si è opposto a questa politica. Ma si è posto a questa politica in maniera, secondo me, esemplare, cioè dicendo, avendo come reazione non allora esco dall'Europa, allora se io vado al governo esco dall'Europa, ma resto qui per cambiare l'Europa, quindi mettendo molto in difficoltà l'Europa. E per questo il suo essere nemico per me è la migliore garanzia. Ecco, avete già capito che le elezioni europee del 15 maggio, 25, 22, Stefano? 25, 22, sì. 25 maggio, saranno estremamente importanti per tutti noi, perché ci riguardano tutti personalmente, e oggi vediamo soprattutto formazioni, partiti che sono o anti-europeisti tout court, oppure pro-Europa con qualche distinguo. La posizione di Tsipras è qualcosa di diverso, perché non vuole uscire dall'euro, ma non vuole neanche questa Europa dell'austerità che in una fase di crisi economica così forte fa male a tutti quanti. Subito dopo la pubblicità. Tre anni, 240 miliardi di euro, evitando così il fallimento del suo paese, non è così? Non è proprio così. In effetti, sono state date delle somme altissime, ma non per salvare il popolo greco e la Grecia dal fallimento, ma per salvare le banche europee e le banche greche dal fallimento. Quindi hanno messo insieme il fallimento del paese e le banche europee. E vorrei rivelarvi che il 98% del denaro che è stato elargito per il programma di salvataggio dell'economia greca è andata per coprire i prestiti precedenti, quindi solamente il 2% è andato all'economia reale. E nello stesso momento la grande maggioranza del popolo greco si trova in condizioni di crisi umanitaria. Barbara Spinelli, in questa Europa che Tsipras e anche voi che sostenete questa nuova lista che si presenterà alle prossime europee, non c'è nessuna differenza per voi tra conservatori e socialisti, socialdemocratici? O anche la Merkel è solo tedesca? No, ci sono differenze grandi ovviamente.
tanto il Partito Popolare Europeo è un partito che era molto europeista e che è molto cambiato, soprattutto dopo l'ingresso nel Partito Popolare Europeo di Forza Italia. I socialdemocratici, il gruppo socialista ha posizioni diverse su molte cose. Il fatto è che tendenzialmente ogni volta si tende a creare una sorta di grande coalizione nel Parlamento europeo tra queste due forze. E la grande coalizione è molto simile alla grande coalizione che c'è stata in Germania, cioè proprio su, anche se su alcune cose sociali, politiche sociali ci sono disaccordi, proprio sul rilancio dell'Europa, sull'Eurobond, sulla messa in comune del debito, anche sul piano Marshall europeo, proprio su quello c'è un accordo di fondo negativo, contrario al rilancio, tra gruppo socialista e Partito Popolare Europeo. Ed è questa grande coalizione, questa tendenza alla grande coalizione che secondo me sarebbe interessante in qualche modo scardinare, creare nuovi equilibri, sono possibili. Se posso aggiungere una cosa su questo, quello che diceva Tsipras è che gli aiuti alla Grecia sono andati essenzialmente alle banche. La grande coalizione europea che si è creata di fatto in questi anni ha messo sempre al primo posto la stabilità e non, diciamo, l'impatto soprattutto sulle persone, soprattutto nel sud Europa. La cosa interessante è che noi adesso abbiamo appunto la grande coalizione contro gli euroscettici che invece vogliono sfasciare tutto e non si fidano di niente delle istituzioni europee, e Siriza che prova, insomma la sinistra di Siriza che prova a infilarsi in mezzo dicendo usiamo l'Europa per fare altre cose rispetto a quelle che sono successe finora. Ecco, ma Stefano, ti vorrei chiedere a questo proposito, perché la sinistra, diciamo cosiddetta alternativa, è andata a cercarsi un leader all'estero? Non c'è nulla in Italia che assomigli a Alexis Tsipras? Ma di fatto no, perché Tsipras è emerso come leader perché l'equivalente greco del Partito Democratico è sprofondato, perché era responsabile di fatto delle politiche di austerità nella prima versione, il governo che si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Quindi in Italia tutta la sinistra invece ha altre posizioni. Abbiamo sentito il presidente Napolitano andare a Bruxelles e schierarsi contro l'austerità, però è lo stesso Napolitano che invece è stato garante dei governi dell'austerità, quindi non c'è nessuno in Italia che abbia, diciamo, il pedigree di Tsipras, da un certo punto di vista per fortuna, perché vuol dire che l'Italia non è la Grecia. Vorrei che Tsipras commentasse, poi dopo Barbara Spinelli a lei subito la parola, perché la sinistra tradizionale è stata così, diciamo, fallimentare sul fronte europeo. Oggi l'Europa si trova in una situazione drammatica senza via d'uscita. Non è solamente la sinistra tradizionale che ha fallito anche la socialdemocrazia tradizionale, anche i partiti di destra e il Partito Popolare Europeo. C'è invece una politica filoliberale, filoliberalista, che non ha via d'uscita, non ci dà via d'uscita. Quindi il grande pericolo che abbiamo di fronte proviene da coloro che mettono in dubbio l'Europa, se la mettono in discussione senza darci però altre soluzioni. Abbiamo quindi l'estrema destra, i neonazisti in Grecia, che hanno raggiunto dei grandi numeri. Dobbiamo però dire che l'idea europea è la soluzione, dobbiamo tornare a questo. L'Europa deve significare più democrazia, più solidarietà e più coesione sociale. Oggi l'Europa non ha nulla di tutto ciò. E sia la sua leadership, sia di destra che socialdemocratici, che purtroppo seguono la destra. Quindi se si seguita con questa tendenza, direi che si arriverà a girare le spalle a questa Europa. Ecco, le posso chiedere subito, lei non è per l'uscita dall'euro, no? Se ho ben capito. No, naturalmente no. E le dirò perché. Perché non è una soluzione.
per un'economia che va verso una dimensione internazionale, non è una soluzione ritirarsi ciascuno nel proprio guscio, ciascuno nella propria casa e combattere il proprio vicino, quindi l'Italia con la dracma, la Grecia con la dracma, l'Italia con la lira, questa non è una soluzione, la soluzione è cambiare direzione, la direzione politica che abbiamo ora in Europa, dobbiamo quindi fermare la politica dell'austerità. Però il messaggio usciamo dall'euro è molto forte e sta guadagnando molti consensi anche in Italia. Il suo messaggio di sinistra è un po' più difficile da spiegare. Non ho dubbio che in un periodo di crisi in cui il volto dell'Europa è un volto autarchico, è un volto di austerità e anche di terrorismo, senz'altro ci saranno sempre più persone che odieranno questa Europa e che vorranno invece proporre di tornare agli stati nazionali. Quindi dobbiamo vedere quali soluzioni sono vivibili, quali ci portano avanti e quali invece ci fanno tornare indietro. Ed è per questo che diciamo che la nostra proposta, la proposta della sinistra alternativa in Europa, è sostenibile, è fattibile ed è l'unica fattibile. Noi chiediamo un cambio di quadro, un quadro di contesto in Europa, e questo deve avvenire rapidamente, subito, perché prima mi avete chiesto perché un greco è arrivato in Italia, vedete non abbiamo differenze così grosse per quanto riguarda la politica, sì, noi abbiamo avuto la troica e voi no, e questo abbiamo anche una disoccupazione enorme, però so che anche molti italiani si trovano alla disperazione o perlomeno alle prese con un lavoro precario. Quindi se questa politica seguita, penso che ci troveremo di fronte a un muro senza via d'uscita. Quindi dobbiamo cambiare questa situazione. Con le elezioni europee dobbiamo dare un messaggio di cambiamento. Ecco, Barbara Spinelli, in Italia i diciamo competitor, come vengono chiamati oggi, più forti di Tsipras o di una lista Tsipras, sono sicuramente Grillo da una parte e Renzi dall'altra, o no? Sì, i competitors della lista o del... Ma Grillo, io direi... che vuole fare un referendum per esempio per uscire dall'euro, è molto molto popolare anche su questo. Certo, no? No, ma io vorrei un po' soffermarmi su quello che ha detto Stefano Feltri. Gli euroscettici vogliono sfasciare tutto. Ecco, questo, quando si dice questo, si parla anche di persone concrete, di elettorati, di persone che hanno sofferto la crisi. Secondo me c'è una gran parte dell'elettorato e di 5 Stelle e probabilmente anche del PD che è euroscettica, ma non vuole sfasciare tutto. Se gli venisse proposta una forma di rilancio europeo che ancora non c'è, probabilmente non vorrebbero sfasciare tutto. E tra l'altro è proprio noi puntiamo a quel tipo di elettorato, cioè gli scettici sono quelli che mettono in dubbio le cose come stanno oggi, che è un'ottima cosa, perché in questo senso sono euroscettica anch'io. Il problema è quando si dice che gli euroscettici sono di Grillo o di altri gruppi, sono contro l'Unione, si fa già uno sbaglio logico, secondo me, perché l'Unione non c'è, l'Unione tra i popoli. Quindi bisogna lavorare su quello che c'è, perché il problema... No, ma l'Unione... No, bisogna lavorare con gli strumenti che abbiamo, quindi con Commissione, con Parlamento Europeo più forte, però il problema è che l'Unione Europea bisogna farla da capo. Bisogna reinventarla da capo. Questo vuol dire che bisogna rimettere in discussione tutto quello che c'è adesso, facendo finta, tutto, come no, dire che... Non molto c'è di bisogno quello... che tutto, ma il fiscal compact sì. L'Europa, quest'unione che lei dice che c'è,
non ci ha mai chiesto di metterlo nella Costituzione. Però l'abbiamo fatto e quindi sì, ormai appunto, bisognerebbe già cambiare la Costituzione, che è una cosa molto complicata. Vabbè, comunque il fiscal compact non ce lo possiamo permettere, è un peso troppo grande sull'economia italiana. C'è la Costituzione, il Trattato di Lisbona va cambiato, se deve diventare una Costituzione europea. A chi magari non, il fiscal compact è un trattato tra governi che di fatto ci ha costretto a introdurre il pareggio di bilancio in Costituzione forzando un vincolo che prima non c'era. Il problema è che appunto per rimuoverlo bisognerebbe cambiare la Costituzione. Ma no, bisogna intanto cambiare i governi che l'hanno messo nella Costituzione. Però, senza nessuna raccomandazione europea. Per rispettarlo ogni anno bisognerebbe lo dovrebbe tagliare. Sì, poi in realtà come tutte le regole europee si scrivono molto vincolanti e poi si interpretano a seconda del momento. Per cui... Infatti vanno tutte rinegoziate. Vanno rinegoziate. Io però adesso vi voglio far vedere che cosa pensano gli italiani dell'Unione Europea, dell'Euro. Perché nelle ultime 48 ore il nostro Demopolis è andato a chiedere un po' che cosa pensano gli italiani. Sentiamo Paolo Pagliaro. La fiducia degli europei nella leadership dell'Unione è ai minimi storici. Solo in Belgio, Danimarca, Germania e Lussemburgo i consensi superano il 50%. In Italia, secondo le rilevazioni di Demopolis, la fiducia dei cittadini nell'Unione Europea passa dal 52% del 2006 al 32% odierno. Ma attenzione, perché per la grande maggioranza degli intervistati, il 61%, non è in discussione la moneta unica, anche se in 4 anni la quota dei no euro è più che raddoppiata. La reputazione dell'istituzione comunitaria è precipitata perché il 51% degli italiani pensa che l'Unione Europea, con le politiche di austerity, stia tutelando poteri economici, mercati ed equilibri finanziari ben più degli stessi cittadini. In questo clima, a poco più di 3 mesi dall'appuntamento elettorale di maggio, Demopolis registra una crescente disaffezione. Sono 3 i profili dell'opinione pubblica nel rapporto con l'Europa. Il 28% è contro l'Unione e favorevole all'uscita dall'euro. Un italiano su 5 è europeista, convinto della necessità delle attuali politiche economiche. Il 53%, cioè la maggioranza assoluta, si potrebbe definire europeista critico. Crede nell'Europa unita, ma vorrebbe che finissero le politiche di austerity. È uno dei convincimenti da cui nasce la lista civica per Tsipras, il leader della sinistra greca, presentata oggi a Roma. Il target della lista sono per l'appunto quegli europeisti critici presenti in forze tra gli attuali astensionisti, tra quanti hanno scelto il Movimento 5 Stelle e soprattutto tra gli elettori che si collocano politicamente a sinistra. Tsipras, il suo paese e il nostro hanno la più alta evasione fiscale, abbiamo anche il più alto tasso, un altissimo tasso di corruzione. Allora, prima di prendersela con l'Europa, non dovremmo fare pulizia a casa nostra, risolvere questi problemi? Ha ragione, ci sono tante cose che dovrebbero cambiare nella realtà greca e anche nella realtà italiana, però ci sono dei cambiamenti strutturali prima dei quali dobbiamo conseguire una certa stabilità economica, quindi quando si cerca per mezzo di una politica di austerità che distrugge tutto, in questo caso non si riesce veramente a mettere in piedi nessuna cosa, a trovare nessuna soluzione. E quindi, a parte il fatto che lei ha ragione, non sono queste però le cause della crisi. Queste cose esistono, ma non hanno causato la crisi. Le cause della crisi... Però spiegano, mi scusi se la interrompo, spiegano anche perché paesi come la Germania e altri paesi più virtuosi dei nostri sono così sospettosi nei nostri confronti. Sì, questi sospetti sono giustificati, però devono proporre anche delle soluzioni a questi problemi. Senta, tutti coloro che hanno governato sia in Grecia che in Italia negli ultimi anni non sono coloro
che hanno tollerato o che magari hanno, corrotto, hanno causato questa corruzione? Non sono coloro gli stessi che oggi si presentano come salvatori e risolutori dei problemi che essi stessi hanno creato? Non dobbiamo forse pensare a alternative politiche in entrambi i paesi, in Grecia e in Italia? Noi non abbiamo mai avuto autorità politica, però coloro che hanno governato e che hanno provocato la corruzione sono quelli che ci si presentano come salvatori, che collaborano con le autorità europee e che mettono in atto... Cambiamo le facce intanto, no? Dice intanto cambiamo i leader perché quelli che c'erano prima sono responsabili di fatto di quello che è successo. Infatti sarebbe interessante sapere qual è il suo rapporto. Dobbiamo cambiare i leader ma anche le politiche. Ecco, non solo le facce. Il suo rapporto con Renzi, segretario del Partito Democratico, e con Grillo, leader del Movimento 5 Stelle. Mi stanno simpatici tutte e due per cominciare, quindi non vivo la vita politica italiana, però non ci sono differenze significative. Per quanto riguarda però la battaglia imminente delle elezioni europee, abbiamo davanti a noi un interrogativo: con quale Europa e con quale alleanza? Quindi Renzi ci risponde con gli stessi equilibri, con la stessa Europa, con le stesse politiche. Beppe Grillo dice: non mi interessa l'Europa, non mi interessano gli equilibri. Penso che tutte e due queste risposte, entrambe, non siano ben dirette e non siano giuste, siano errate. Dobbiamo quindi cambiare gli equilibri, dobbiamo cambiare l'Europa, dobbiamo cambiare le nostre vite. Il vero problema della sinistra di Renzi in questo momento è che il loro candidato è tedesco, perché Martin Schulz, che è il candidato dei socialisti, è stato europeo. Un vigoroso, si è battuto contro l'austerità, ha messo il veto sul bilancio perché era troppo ristretto, certo. Però è tedesco e questo di fronte a Tsipras è un problema. Io vorrei chiedere a Barbara Spinelli, questa lista civica per Tsipras, come sceglierai i candidati in Italia? I politici o ex politici saranno inclusi? Lei stessa si candiderà? Ma dunque, la consultazione sta cominciando in questi giorni per i candidati, per la scelta sarà molto fatta in rapporto con comitati di base, con referendum online, con la cosa sicura è che non saranno candidati per uomini politici ex politici. E l'unica eccezione sono i sindaci. I sindaci candidati sono benvenuti perché sono una forza molto in genere fuori dai partiti, dai giochi di partiti. Lei stessa si candiderà? Siamo talmente all'inizio che veramente... Però non lo esclude. Non è, penso di no, ma non è ancora il momento di parlarne. Però, non lo esclude, diciamo già così. Già questa è una notizia. E già questa è una, forse per molti anche una ottima notizia, visto che Barbara Spinelli è la figlia di Arturo. Piero Spinelli, il padre, grande padre dell'Europa. Io vorrei chiedere ancora una cosa a lei, Tsipras, perché se lei diventasse Presidente della Commissione Europea, quale sarebbe il suo primo atto? Penso che il mio primo atto sarebbe di contribuire nella misura del possibile alla rinascita dell'Europa e per il ritorno ai valori iniziali dell'Europa l'hanno accompagnata nella sua istituzione. Per esempio, quindi la solidarietà. La Commissione europea della Troica? Esiste stata posta. Penso che la Troica. È un istituto che non è mai stato legalizzato e non ha nulla a che fare con il quadro legale europeo. Quindi sì. Oggi ritirerebbe la Commissione dalla Troica. Certamente, certamente.
Non lo farei solamente io, penso. Penso che sia una cosa che accadrebbe comunque, perché queste decisioni della Troica sono illegali, sono fuori dalla legalità europea. Pensate solamente che decidono per milioni di cittadini 27 ministri e viceministro, e alla fine si fa ciò che viene proposto da una persona, la Merkel o la Schäuble. Questa non è democrazia. Dobbiamo quindi tornare ai valori della democrazia, e direi che le elezioni europee sono una grande occasione. Sono sicuramente una grande occasione per mille motivi, sono molto d'accordo con lei e speriamo tutti che gli italiani vadano a votare in tanti, più di questo 53% che abbiamo visto stasera nel nostro sondaggio. Io vorrei approfittare dell'ultimo minuto e mezzo che abbiamo, Barbara Spinelli, perché, per chiederle due cose dell'Italia, perché lei è sicuramente l'osservatrice meno provinciale delle vicende italiane. Secondo lei, in questa fase, sta davvero cambiando tutto in Italia? Ma ancora no, mi sembra che tutto sia fermo. Siamo ancora con governi di larghe intese, un po' ristrette, ma insomma direi il fenomeno del berlusconismo, Berlusconi è finito, il fenomeno del berlusconismo continua e... Si vedrà alle prossime elezioni se cambia tutto, ma per il momento non vedo grandi cambiamenti. Cioè, penso che se Renzi andrà al governo al posto di Letta, governerà sempre con la destra, quindi non... Senta, meglio le elezioni a questo punto. Meglio le elezioni. Barbara Spinelli, devo anche chiedere se con Eugenio Scalfari è pace fatta? Ma non c'è mai stata una guerra, c'è stato un dissenso nel giudizio sul movimento 5 Stelle essenzialmente e anche sulla politica del Presidente della Repubblica, ma non è una guerra, non è che ci facciamo la guerra. Quindi vi sentite regolarmente, vi volete sempre bene? Sì. il caso è chiuso. Ma non lo sì, penso di sì, cioè continua a esserci probabilmente un dissenso, non si è concluso con il cedimento dell'uno o dell'altro. Anche perché non la vedo tanto cedere lei come personaggio. Grazie, allora grazie Barbara Spinelli, grazie Alexis Tsipras, grazie Stefano Feltri. Allora vi ricordo che c'è questa, nasce da oggi questa nuova lista civica per Tsipras, Presidente della Commissione Europea, si presenterà alle prossime elezioni di maggio e noi naturalmente di 8:30 continueremo a seguire anche questo movimento politico. Noi ci vediamo come sempre domani, grazie, Lina Daria Bignardi e le sue invasioni barbariche. Arrivederci.